Buonasera a tutti, anche stasera ci ritroviamo per il piccolo spazio della poesia. Oggi è un giorno importante perché oggi ricorre la festa della donna. La festa della donna dovrebbe essere sempre, ma oggi viene ricordata per una cosa tragica che è successa in America, dove delle operaie furono rinchiuse dentro lo stabilimento dove lavoravano perché non volevano che scioperassero e venne dato fuoco allo stabilimento. E da quel giorno tutti gli anni viene ricordato l'8 marzo come la festa della donna. Anch'io volevo ricordare questa giornata con una poesia, la poesia che l'ho scritta di getto, come si dice in termine erudito, di getto. E la poesia si intitola Chi sei tu, donna? Chi sei tu, donna? Chi ti conosce? Chi sei veramente? Quello che sei veramente nessuno mai lo saprà. Perché sei la forza, la fonte della vita, sei la regina del mondo, sei il faro nella tempesta, sei il rifugio nella notte, sei preda e predatrice, sei la mia ispirazione, sei quella che vorrei, sei quella che amo, sei quella che vuole rispetto, sei quella che ci guida, sei la luce della famiglia, sei la guida dei figli. Sei sempre e comunque il nostro riferimento. Per questo io ti rispetto, per questo io ti voglio, per questo io ti amo. Questa è una poesia che mi è venuta così, ma non è soltanto una poesia, è il mio modo veramente di credere a questa cosa qui, della forza della donna, nel mondo ne ha bisogno, veramente. Bisogna che la parità tra uomo e donna non sia più un miraggio, ma veramente una cosa che dobbiamo raggiungere il più presto possibile. Abbiamo bisogno della donna, è lei la vera regina della famiglia. Va bene, stasera sono stato un po' serioso, però l'occasione era giusta per esprimere la mia opinione. Ciao, a presto.